Ciao ragazzi, bentornati con la sesta parte di Zone of the Enders, il Second Runner. Eravamo arrivati in questo punto un po' caotico. Dobbiamo distruggere quelle navi da guerra. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ah, e finalmente useremo il Vector Cannon. Oh. Non è quel nucleo, credo che sia dietro. Meglio eliminare questi rompiballe svolazzanti perché se no ci vengono a rompere le scatole. Ecco, il nucleo è quello lì. Selezioniamo il vector. Eccolo. Cioè, guardate che roba. Piccolino, mi dicono. Dobbiamo far caricare tutte quelle barre di energia. Oh, mamma mia. Potentissimo. Ok, dirigiamoci all'altra nave. E dobbiamo fare sempre la stessa cosa, solo che ogni nave è sempre più protetta. Non vedo l'ora di prendere il teletrasporto. Tra l'altro non manca moltissimo alla fine. Solo che ci sono tantissimi filmati, quindi mi piacerebbe spezzarlo in una o due parti perché c'è veramente troppo da far vedere. Ok, disintegriamo anche questo nucleo. Intanto arrivano i nemici a rompermi le balle. Cavolo, ho fatto un liscio un laser. Sarebbe meglio lasciare perdere questi qua, però mi sono proprio in mezzo alle balle. E poi se non le ammazzo ora mi inseguono, quindi. Ecco, intanto mi ha beccato il laser. Stessa prassi, andiamo dietro. Ok, ce la faccio a mirare. Che troia. Con calma, con calma. Oh. Guarda, per fortuna che non mi possono stunnare perché altrimenti dovrei ripetere questa cosa continuamente. Dovrebbe essere l'ultima. E dopo dovrebbe esserci una boss fight, se mi ricordo bene. No, ce ne manca uno. Lasciamoli perdere perché ci distraggono soltanto. Fatto così perché ho ammazzato i due nemici con l'onda d'urto dell'esplosione. A posto. Vediamo che dobbiamo fare.
That's no warship. That's an orbital frame. Piccolino, mi dicono. No, niente di che, una cavolata. Jehuti, feel the power of Zakat that scorched Mars. You're gonna pay for that now. Don't underestimate us. Our enemy is Jehuti. Do your best to show him the power of the great Zakat. Get out of my way. Find another way. Cosa vuol dire? Secure the main pass. Fire. Cavolo, per poco mi beccavo. Dobbiamo andargli dentro per... Questa la dobbiamo afferrare. Sì, dobbiamo togliere tutte queste... Maledetto. Dobbiamo togliere tutte queste... Tutte queste... Questi affari. Non mi veniva a pannelli. Chissà se riesco a andargli corpo a corpo, che sarebbe meglio. Ecco, in questo modo, così facciamo prima. Come vedete, non è per niente resistente. Sì, ha cambiato attacchi, ma sempre meglio andare corpo a corpo, che finché non crea la barriera. Esatto, questa barriera. Facile, facile. Damn, this must finish. All hands, take shelter. Piovono trofei. The target has been destroyed. Che cavolo è? Ah, potenziamento. Pensavo che mi avessero sparato un raggio. Floating mine, guarda, non lo userò mai. Mazza, che faccia da pazzo sclerato. Let's go. It's time to activate Auman. I can see Jody, right 40. Sì, guarda, siete proprio pericolosi, mi tremano tutte le giunture. That's enough talk. Are you Taper? This guy is our enemy. Don't trust him. You dirty rotten. I thought it was strange. Hardly any orbital frames were left in the Space Force. Listen. Just shut up. To runner aboard Jehuti. Chi c'è di bello? This is Atlantis, one of the Space Force fleet. We are on a mission. Ah, Atlantis. Infatti. Non può essere che Elena. I'm taking command of the Levs. O Elena, come dicono. Elena? That frame Jehuti belongs to the Space Force. Surrender it immediately. I've been carrying out your orders, haven't I? Our orders? Ken Marineris, who's been hiding within Barham. Marineris. We have no such person registered with our forces. What? No one by that name is known to us.
Really? I demand you return Jehuti now. Please wait, Elena. Dai, Leo, proteggici, che noi siamo amici. Leo, you... Elena, this man is on our side. What have you been doing? I already made up my mind to reject your orders. Nothing good will come of them. Leo, who is the man on board Jehuti? It doesn't matter. He's our comrade, with the same purpose. Hey, you, Elena. Even if thousands of Levs come together, you cannot stop Baram. I know that. Then what do you propose to do? Withdraw your order. This is not an order. Huh? We lost our comrades. Some have lost their entire families. They are willing to remain. You are going to die. If so, that is our duty. The duty of us survivors. Sure, okay, I understand. What's so funny? Leave Jehuti now! No, not even if I'm dead. All units, aim at Jehuti! Elena! You're not serious about trying to beat Jehuti with those poor Levs, are you? Silence! Sure, I was in Baram. Some of my pals were killed by you guys. But now I'm here to stop Almon. I don't like you, but I believe we all have the same reasons for fighting. But if you still want to shoot me, do it. These guys seem a lot smarter than you. Elena? I see. I will follow them. Yes! If you want to survive, leave your command to me. The underground fortress, Almon, is straight ahead, at the bottom of the crevice. All units go straight ahead. After arriving at the crevice, go down individually. Then stand by at the lower floor and prepare to meet at point zero. Adesso devo affrontare un esercito intero di nemici. Stile la battaglia dei mille Heartless in Kingdom Hearts 2. Ada! I'll monitor the allies' situation and indicate them in wide radar. Blue means Jehuti. Sky blue is Leo. And green is a Lev from the Space Force. I'll also indicate the enemy as tra un po' la mappa là in alto si illuminerà come un albero di Natale. Roger, if I catch an SOS, I will indicate the area with a red line. Dingo, I... Taper, don't go away anymore. Oh, okay. Enemy approaching. Ecco, guardate quanti sono pochi. E nel frattempo devo anche proteggere loro, eh. Non è una cosa facile né una cosa veloce. Phalanx non mi ricordo più che cosa fa. Ah, in effetti è utile perché mi aiuta a concentrare il fuoco su di loro e gli rompe anche la difesa. Io non so quanto ci metterò, mi sa che farò un taglio strategico verso la fine della battaglia. Mamma mia quanti sono, dobbiamo ucciderli tutti, eh. What are you doing? Stop it! What were you trying to do? Madonna, quanti siete! Reporter, hurry! What were you trying to do? Waiting for your support. Hurry! Porca troia, ma non finisce più, eh! I miei compagni stanno anche morendo, chissà quanti ne sono morti. Un po' ne ho salvati, però.
Guardate quanti chiedono aiuto. Basta? Finiti? Oh, mamma mia. Un quarto d'ora. Survival rate of Lev unit is over 50%. Vabbè, dai. I can't be proud of that. But more than half the pilots. Per prendere il rango S dovevo fare 80% di Lev salvati. Every surviving Lev has landed on the crevice. Okay, we're heading there now. What's happening? Oh, mi sa che si è installato finalmente l'ultimo potenziamento. Infatti lo riconosco già da quegli affari che sono comparsi. What's going on? Something strange. The program has been settled. Oh, lo zero shift, vai. At last, just in time. Now you can move to a locked-on target in an instant. I've added another icon to the sub-weapon window. Now everything is ready. Dingo, anything wrong? Your girlfriend took her time to redo her makeup. Where are the Levs? They're standing by on the lower floor. We must secure a breakthrough. Questo potenziamento qua, ragazzi, è una figata incredibile. Possiamo teletrasportarci alle spalle di un nemico, bloccarlo per un istante e in due colpi lo ammazziamo. Da solo lo proviamo subito, che è una figata incredibile. L'ho già detto che è una figata incredibile. È una figata incredibile. Defense is strong. This is gonna be a good warm-up. Let's go, Ada. Roger. I suggest using zero shift. With Jehuti's current status and your skills, you will win easily. Sì, aspetta, appena lo trovo. Fire F-mine. Loading F-mine. Fire. Ah, ecco left mine. Ecco, visto che figata. Enemy reinforcements are confirmed. Choose either long distance or close range attacks as you wish. ETR reaction gone. Questo qua non ci spaventa più niente. Se ricominciate la partita e tenete i potenziamenti, potete usarlo dall'inizio. Vi facilita molto le cose, anche i livelli alti. Se magari avete voglia di platinarlo. Perché anche le rescue mission sono molto più facili, naturalmente. Ecco, questo qui è l'unico limite di questo potenziamento, che si sposta a linea retta, e quindi se ci sono dei muri davanti si pianta. Tra l'altro è già 20 minuti che registro, questa volta non voglio fare la parte troppo lunga, perché vengono sempre parti da mezz'ora. Dingo. Ken. I'm in the underground fortress. Noman is here as well. How did you... Listen, Aumon is starting up now, but Dingo, don't come here. I'm already very close. Dingo, I lied.
I'm not a spy from the Space Force, truly. I'm just a Bahram runner. So it seems. Aren't you surprised? I told you. Spies cannot survive under Noman. But why did you lie? I didn't expect you would trust me. You wouldn't believe that I was just a soldier trying to revolt. Right, it's totally crazy. My father was also a soldier, of Bahram. He was in your unit. What? They said my father died on duty at Callisto. I wanted to know why, and for what my father had died. So I joined Bahram and approached Noman. My father had died for the Aumon Project. I realized that, but I couldn't do anything. I'm not like you. I'm not as popular. When the Aumon Project came to a climax, when I found Jehuti in Callisto, you appeared. And then I realized you must stop Aumon. For my father, too. Richard Marineris. That's right. He was good to me. But now it's over. Please, forget about it. Don't come here. Noman is too dangerous. You said I have my duty. What? Keep believing in that. No! I've been dead once already. I'll bring it to an end myself. Guarda chi è arrivato. Madonna, diventa sempre più brutto. Noman. Come here now. I can't wait to kill you. Sorry, la sapessi io. Now I need a companion to die with. The more companions, the better. Ti ha messo addirittura le unghie finte nel costume, nel guanto. I'm glad, Dingo. I'm so glad. Target confirmed. Start attack. How about a quick wipeout? E guarda, siete ancora più inutili di come eravate prima. Oh, mi sono affezionato alle pareti. Oh, tutti mi hanno colpito. Dai che ammazzo questi, poi chiudo la parte, così la facciamo di 23-25 minuti, dai. Sì, vabbè, sono sempre gli stessi nemici, le sta presentando come se fossero dei nemici nuovi. Mettiamo subito il comandante questa volta, ho fatto le cose come si deve. Ancora, come onde. Sì, ma da dove saltano fuori? Oh, ah, sì, ma roba. Si sbucano dalle fottute pareti, eh? Ok ragazzi, direi che per questa parte può essere tutto.
Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nella settima parte. Ciao!